Ciao a tutti, io mi chiamo Doriano Gallozzi e con molto piacere in questo video condivido con voi le esperienze che ho fatto nel cercare di avvicinarmi alle sonorità di Charlie Burchill, chitarrista dei Simple Minds. Da diversi mesi sono chitarrista io dei Glittering Minds, tributo ai Simple Minds, e questo mi ha dato l'opportunità di sperimentare con la strumentazione in mio possesso, nel tentativo di provare a riproporre sonorità che si avvicinassero quanto più possibile a quelle di Burchill stesso. Burchill, nei suoi oltre 40 anni di attività al fianco di Jim Kerr su tutti i palchi del mondo assieme ai Simple Minds, ci ha regalato una tavolozza sonora estremamente variegata, ottenuta utilizzando diversi amplificatori, diversi sistemi di effettistica. Io cercherò di condividere con voi i risultati che sono riuscito a ottenere con la strumentazione in mio possesso. Come prima cosa andiamo a vedere che cosa ho Vediamo quelle utilizzato. chitarre che sono state utilizzate. Intanto abbiamo sulla sinistra una Fender Stratocaster standard, locking tremolo, quindi con il ponte Floyd Rose molto adatta ai suoni anni 80. I pickup sono stati sostituiti, sono dei Seymour Duncan SSL2 per i single coil e JB per l'humbucker. Poi abbiamo una Epiphone Les Paul Standard, anche qui i pickup non sono quelli originali, ma sono stati sostituiti con dei Seymour Duncan Alnico 2 Pro Slash, molto carichi e molto spinti. E poi per proporvi la versione acustica di alcuni brani, ho fatto delle sperimentazioni con la mia Yamaha elettroacustica FGX 412. In maniera tale da provare a eseguire alcuni dei brani del repertorio di Simple Minds in versione acustica, ottenendo secondo me dei risultati interessanti. Veniamo ora alla parte effettistica. Io utilizzo un processore Line 6 Helix LT con il quale elaboro i miei suoni. Quando sono a casa lo collego al mio PC. Qui utilizzo il software di editing gratuitamente scaricabile dal sito Line 6 HX Edit, con il quale modifico i vari parametri dei diversi brani che fanno parte del repertorio. Il tutto poi viene inviato a una cassa audio. Utilizzo una Yamaha DXR10, quindi per mia scelta non utilizzo più sistemi analogici, ma gestisco interamente il percorso del segnale fino alla parte uscita. Bene, vista adesso la strumentazione, possiamo metterci al lavoro e ascoltare i nostri suoni. Don't You, beh, brano che non ha certo bisogno di presentazione. Qui ho utilizzato un amplificatore Jazz Rivet, quindi l'emulazione del Jazz Chorus, per dare quel suono pulito che poi serve durante la ritmica d'accompagnamento, e un distorsore un po' spinto, il Vermin Dista, quindi l'emulatore del ProRat per la parte intro. Fender Stratocaster, qui ci vuole perché così abbiamo anche la leva vibrato per fare qualche giochino di modulazione sull'intro, e rigorosamente pennata dal basso per l'intro. Passiamo al suono pulito e forse conviene selezionare un altro pickup. Snapshot è buono anche per l'arpeggio. All the Things She Said, brano interessante, si parte da sonorità molto pulite e ho utilizzato un blocco Jazz Rivet, quindi Roland Jazz Chorus. Ci sono sonorità distorte, ho utilizzato fondamentalmente un ProRat, quindi Vermin Dist, e c'è anche la possibilità di vedere, di ascoltare all'inizio un phaser per dare un effetto ondeggiante, al quale ho aggiunto, per avere un suono un pochino più corposo, leggermente distorto, l'emulatore del Clone Centaur, quindi il Minotaur. Ecco i suoni. Allora, partiamo dall'intro, quello con il phaser. Thank you.
il suono lo utilizziamo per il lick di apertura, quello distorto. Che utilizziamo anche poi per l'assolo, no? Abbiamo anche un suono pulito che è quello che ci serve per le ritmiche. Someone, Somewhere in the Summertime. Brano con diverse cose interessanti da sperimentare. Ho utilizzato un amplificatore matchstick, quindi matchless, due delay in cascata, chorus e flanger mixati tra di loro. Ci sono delle cose interessanti. Cominciamo col primo snapshot, che è quello con il quale suoniamo l'intro. Poi inseriamo il distorsore, un bel distorsore pesante. Qui abbiamo utilizzato il Compulsive Drive per suonare il riff. Poi abbiamo la parte ritmica. Qui abbiamo molte ripetizioni di delay, abbiamo chorus e flanger insieme mixati in maniera da avere questa ritmica ribattuta. Per Ghost Dancing abbiamo una serie di snapshot all'interno di un preset abbastanza articolato. Cominciamo dunque, diciamo che l'amplificatore di base è il Fender Twin, al quale poi sono stati aggiunti gli altri effetti che servono, modulazione di delay, c'è anche della distorsione, come ora vedremo. Dunque, prima di tutto, primo snapshot, il primo riguarda la parte intro ed è quello che viene utilizzato fondamentalmente per la ritmica. Abbiamo un numero di ripetizioni che ci serve, deve essere presente, ma dopo un po' deve svanire, altrimenti mentre penniamo ci dà fastidio durante la ritmica. Durante, diciamo, alcuni momenti di interludio del brano abbiamo uno snap un pochino più aperto. Poi c'è la parte interludio, un arpeggio con meno delay e un po' più di chorus. Distorto per l'ultima frase che c'è alla fine, appena poco distorto, che è questo. Ah.
appena un po' di Tube Screamer che aggiunge un pochino di colore, un pochino di distorsione. Diciamo ho aggiunto un ulteriore snap che è basato su questo ma con un distorsore diverso, con il Prograt, il Vermintide, nel caso in cui si voglia eseguire la versione live di Ghost Dancing, che alla fine su questa parte qui che cresce c'è poi ci si può aggiungere un assolo e quindi a quel punto diciamo si passa da questo snap che è appena poco distorto. Questo dipende poi dalla versione del brano che si vuole sentire. Parlando di City Lights, diciamo che qui serve un suono abbastanza cremoso per i vari snapshot che ho utilizzato. Quindi mi sono servito di un blocco amplificatore basato su matchless, quindi il solito matchstick canale 1, channel 1, e due diverse distorsioni a seconda dei momenti. Una distorsione più cremosa e meno spinta, e ho utilizzato lo Scream 808, quindi l'emulatore del Tube Screamer. Per le parti solistiche invece un pochino più spinte, il Vermintide, con il quale mi trovo molto bene, soprattutto in queste accoppiate con questi blocchi amplificatori, che è l'emulatore del Procorat. Allora, vediamo i diversi snap. Abbiamo intanto il suono che mi serve per la parte introduttiva, quindi quella in cui comincia il brano, c'è la parte, diciamo, di introduzione cantata. Molto lontani. Dopodiché inizia la ritmica, qui possiamo addirittura prendere, tenere anche il nostro bottleneck, quello ci servirà poi per le parti solistiche, e abbiamo uno snapshot un pochino meno lontano, quindi più presente, anche meno distorto, per accompagnare la ritmica. Abbiamo la parte solista. Parliamo di Scissor River, sicuramente uno dei brani più rockettari dei Simple Minds, e per il quale ho utilizzato un blocco amplificatore matchstick, quindi sostanzialmente emulatore del matchless, distorsione, blocco emulatore del Tube Screamer. E questo per ottenere un suono abbastanza potente ma cremoso con il quale suonare il lick di apertura. Ritmica, le cose si fanno interessanti perché ho utilizzato un autofilter per dare quell'effetto simile allo wah. Che serve per l'accompagnamento. E poi abbiamo un ultimo snap che è quello che ci serve per la parte assolo, che come ricorderemo ha alcune frasi con gli armonici e altre in picking. Dolphins è un brano non tra i più conosciuti probabilmente, ma estremamente intimista. Pare che in una intervista Jim Kerr abbia addirittura dichiarato che si sono ispirati ai Pink Floyd per questo brano, che contiene tante interessanti sonorità e quindi è un grosso stimolo a cercare di lavorarci su. Ma io ho creato un preset abbastanza articolato con vari snapshot. Intanto
C'è la parte intro, quella in cui c'è una tastiera, sembra che sia, che suona con un'altra tastiera. Insomma, io qui sostanzialmente per aiutare il tastierista del mio gruppo, lui è occupato a suonare gli accordi e il tappeto, c'è una parte che suono io e quindi ho utilizzato intanto un blocco amplificatore basato su Fender Twin, perché qui servono dei suoni abbastanza puliti, e poi la solita modulazione abbondante con delay, riverbero. Ovviamente nello stile di Burchill e un bel tremolo. Il problema è stato riuscire a capire come impostare il tempo di tremolo, diciamo la frequenza, e avendo ascoltato con attenzione il tempo del brano, credo di aver trovato la soluzione giusta impostandolo su un 6,6 Hz. Diciamo che questo mi serve per suonare la frase. C'è la parte cantata d'inizio, successivamente c'è il canto che parte da un pochino e c'è un cambio snap, uno snap un pochino più acuto, diciamo, sempre impostato sul tempo del brano, con il quale suono alcuni armonici che ogni tanto intervengono. La cosa importante, mentre c'è il canto, qui ho un altro snap pulito. Che serve per accompagnare il canto? C'è in diversi momenti del brano un accompagnamento piuttosto dolce con delle ripetizioni di delay che si sentono molto vicine. Quindi in questo caso noi sappiamo che quello che occorre fare è alzare molto il mix, usare valori di mix molto alti per avvicinare molto il suono effettato nel mix al suono diretto, diciamo, in maniera da ottenere una specie di effetto a onda che rimbalza. Quindi fondamentalmente. Molta modulazione chorus, quindi aggiungendo un blocco chorus il cui mix sia molto alto in maniera da dare questo effetto ondeggiante. Un altro paio di snap che ho utilizzato in questo preset sono uno snap distorto, mi serve per la parte ritmica. Diciamo che qui la cosa importante è fare degli accordi che siano il più possibile lunghi e quindi distorsione, ma anche riverbero che allontana e anche un taglio sulle frequenze acute. Estremamente lungo. Ultimo snap che vi faccio sentire invece mi serve per l'arpeggio, cioè una parte arpeggiata che richiede un accompagnamento a, diciamo, a ripetizioni che dovrebbe suonare più o meno così. E per questo si tratta sempre di giocare con chorus. Waterfront è un brano solenne, quindi ha bisogno di un suono enorme, ma che sia in grado nello stesso tempo di tirarsi indietro per fare spazio alla voce di Kerr quando entra. Per questo preset ho utilizzato un blocco amplificatore Matchstick, quindi l'emulatore dell'amplificatore Matchless utilizzato spesso da Burchill. E poi l'emulazione di un pedale Tube Screamer per dare distorsione, ottenendo questo effetto. Molto ampio e che viene tenuto lontano dal riverbero, ma anche al tempo stesso molto dinamico.
realizzato uno snapshot che abbassa il volume e addolcisce un po' l'equalizzazione, utile per accompagnare il canto di Kerr. Snap è poi utile anche per suonare la frase veloce che si sente a un certo punto durante l'interludio, no? Allora, Mandela Day, altro brano leggendario. Qui il preset è abbastanza semplice, tre snapshot, uno per l'intro, diciamo per l'intro quello che dovrebbe emulare un po' una chitarra acustica, quindi ho utilizzato un blocco amplificatore Fender Twin, quindi double normal, poi diciamo sempre uno snapshot clean ma con un po' più di spinta e molta modulazione per l'arpeggio d'accompagnamento, e poi uno snapshot distorto per quei lick distorti che ogni tanto si sentono. Quindi cominciamo con ordine, primo snapshot, questa è la parte, diciamo, che suona la chitarra acustica. Poi abbiamo uno snap un po' più spinto. Serve sostanzialmente per l'arpeggio, e qui c'è molto più chorus e anche un po' più di ariosità. E infine con lo Screamer, il TS808, lo Scream 808, quindi emulatore del Tube Screamer, abbiamo per i lick di story. Ogni tanto si sentono questi lick e questo distorto, che però rimane sempre molto in lontananza perché sopra ci deve essere la voce di Jim Kerr, ci aiuta. Allora, parlando di Alive and Kicking, brano che non ho certo bisogno di presentazioni, qui sostanzialmente il preset è abbastanza pulito, è basato su un blocco amplificatore Jazz Rivet, che è l'emulazione del Roland JC120 Jazz Chorus. Amplificatore peraltro che Borci l'ha utilizzato in parecchia della sua produzione, quindi abbiamo un preset basato su questo amplificatore con chorus, delay, riverbero che non possono mancare mai e che ci fornisce la base per l'accompagnamento di questo brano. Alive and Kicking ha all'inizio una parte un po' arpeggiata, mettendo a tempo il delay, noi abbiamo la possibilità anche di suonare la parte, diciamo, in palmuting che accompagna il brano. E poi c'è questo armonico che si sente in lontananza, che può essere eseguito sempre con lo stesso preset ma utilizzando il pick up al ponte. Qui ho aggiunto anche uno snapshot distorto per questo lick che si sente in lontananza, distorsione Vernin, quindi emulatore del proprio Rat, e un po' di riverberazione per allontanare il suono. Il preset resta sostanzialmente lo stesso, ho fatto un altro snap con un pochino più di enfatizzazione quando il brano sale la ritmica, diciamo, si fa più martellante, più galoppante, c'è la parte centrale. Sempre, come potete sentire, con il delay sul fondo, e che ci serve per dare questa enfasi abbastanza funky. Hunter and the Hunted, brano estremamente interessante con tante sonorità.
Qui ho utilizzato un blocco Fender Twin per le sonorità pulite di base, al quale ho aggiunto ovviamente delay e modulazioni varie, e con il quale ho costruito i primi snap, quelli puliti. Diciamo che per il blocco distorsione invece abbiamo una soluzione differente perché lì occorreva un suono caldo ma presente e ho utilizzato invece la distorsione del blocco Diana Drive. Vediamo il risultato. Allora, abbiamo prima di tutto l'intro. Su un tappeto di tastiera vengono aggiunte di solito queste note. Stesso snap con meno ripetizioni per l'arpeggio di base che è. E per l'accompagnamento. Per il lick. Poi abbiamo invece per l'assolo, per la parte distorta, l'utilizzo della Diana Drive, come dicevamo prima, che è una distorsione piuttosto calda, ma allo stesso tempo anche abbastanza presente. Questo brano richiede una ritmica abbastanza galoppante. Ho utilizzato un emulatore del Fender Twin e un abbondante uso del delay, quello con modulazione sulle ripetizioni. Per un effetto abbastanza presente nell'accompagnamento. Quindi abbiamo uno snapshot fondamentale che è quello che accompagna il brano. Un po' più lontana, diciamo, di questo snapshot per la parte in cui sale. E per la frase. Interessante e divertente da suonare, non particolarmente impegnativo tecnicamente, con un suono base molto effettato che io ho provato a ottenere servendomi di un blocco amplificatore basato su Fender Twin e molta modulazione, due chorus in cascata, un chorus tradizionale e un chorus anni 70 e un tremolo per il lick fondamentale del brano, che è questo. Quando c'è la parte distorta, invece, ho usato un distorsore Dizone Mod, quindi fondamentalmente il boss DS1 nella modifica di Keighley per un suono distorto presente ma lontano, nella migliore tradizione di Burchill. Secondo me,
vedere anche qualcosa di acustico, soprattutto perché ci sono alcune soluzioni che hanno adottato i Simple Minds che sono abbastanza interessanti. Vi faccio vedere tra, diciamo, le varie versioni acustiche di alcuni dei brani del loro repertorio, una che a mio avviso si presta molto bene, Honest Town, per la quale ho utilizzato un preset senza blocco amplificatore, ovviamente trattandosi di una chitarra acustica, ma con modulazione mixata, quindi ho un percorso parallelo, chorus da una parte, flanger dall'altro. A monte ho un compressore LA Comp molto pulito e molto preciso, un equalizzatore per scolpire un po' le frequenze. Poi dopo la modulazione c'è la parte a valle che è delay e riverbero, immancabili per ottenere un suono abbastanza modulato, che è quello che poi, diciamo, è adatto ad accompagnare questo brano in acustico.